Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Allora, ci eravamo lasciati qua in Canada in attesa di iniziare il classico Gran Premio di Montreal. Allora, prima di iniziare ciò, ascoltiamo la segreteria perché siamo già nella sessione di qualifiche. Gara, volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. Allora, almeno 13esimo, ok. Via, iniziamo. Allora, eccoci qua. Allora, assetto, io direi di mettere il 4, perché secondo me in alcune zone la macchina può essere tirata ed è giusto che magari possa avere una velocità di allungo maggiore rispetto all'assetto 3. E niente, detto questo, andiamo avanti il tempo, guardiamo un po' i tempi che fanno gli altri. Allora, eccoci qua. Prima di guardare i tempi altrui, diciamo, fatemi cambiare l'assetto, perché secondo me qua, ah, ok, c'è già il 4, cioè come mai? Perché secondo me qua è meglio mettere il 4 piuttosto che lasciare il 3, e c'è qualche, diciamo, rettilineo importante a parere mio. E fatto ciò, come ho appena detto, adesso andiamo avanti il tempo e guardiamo un po' i tempi degli altri. Allora, anche se l'obiettivo, chiaramente, per quanto riguarda quello che ci dà il gioco, è il 13esimo posto, l'obiettivo mio è quello di rientrare almeno tra le prime 5. Quindi, perché sono uscite tutte, allora, vabbè, per arrivare al 13esimo posto dovremmo rimanere sotto l'1.17, per essere tranquilli. Per entrare invece fra le prime 5 dovrei fare più o meno 1.16 e 5, per essere tranquillo. Quindi usciamo e vediamo un po'. Allora, iniziamo il nostro giro. Scusate un attimo, preso a cercare di frenare a modo. E guardiamo un po' se riusciremo a rientrare nei tempi che abbiamo stabilito prima. Attenzione, guardiamo un po'. Sì, perfetto, perfetto. 1.16 e 0.60. Addirittura abbiamo fatto meglio di quello che, diciamo, ci eravamo prefissati come tempo obiettivo, sarebbe turno 16.5. Quindi, quindi a regola dovremmo avercela fatta. Non si può arrivare prima perché Vettel è andato troppo veloce rispetto a noi, rispetto a tutto il gruppo. Però a regola siamo fra i primi 5. Perfetto. E in primis, per quanto riguarda noi, sull'obiettivo nostro, ce l'abbiamo completato. Subito dopo, per quanto riguarda invece i tre obiettivi classici che ci dà il gioco, perfetto, perché l'abbiamo superato. Sì, perlomeno si vede qualche punto di risorsa importante. O perlomeno si spera possa essere importante. Buono, vittoria sul rivale. Puppa massa. Ok, abbiamo recuperato anche un po' per quanto riguarda il discorso delle aspettative. Vediamo un po' se si può montare qualcosa. No, peccato, niente. Alla fine sono importanti, ma non importantissimi, che non sono ancora tali da poter farmi montare la migliore della deportanza. Comunque, eccoci qua alla sessione gara, ascoltiamo la segreteria telefonica e sentiamo quali sono gli obiettivi. Allora, finisce almeno al 9° posto, ok, non c'è nemmeno più scritto niente di massa perché si è vinto per quanto riguarda la rivalità con lui. Va bene, ok, via. Iniziamo questa gara e speriamo possa essere diversa rispetto alle ultime due. Allora, strategia di gara. Ok, va bene così, però io metterei 26 kg. Ok. Iniziamo. La cosa che mi preoccupa un po' è che è parecchio nuvoloso, è grigio il cielo. E vorrei che andando avanti possa cominciare a piovere e venire giù il mondo addirittura. Boh, vediamo. Comunque, buona partenza, abbiamo superato subito Vettel così all'inizio. E per ora siamo primi, vediamo un po' di rimanerci, eh? Se volete, dato che siete voi due primi, ovvero Vettel e Hamilton, che siete dietro, datevi noi, magari guardate di terminare la gara subito, ci siamo tutti contenti, o perlomeno io sicuramente lo sono. Ok, abbiamo terminato il primo giro e la situazione per ora è questa qua. Cosa ho scritto via, giro veloce mio, che tanto è inutile, soprattutto fatto, si è fatto il primo giro. Allora, sono primo e dietro c'ho, come prima infatti, Vettel e Hamilton. E noi tre, rispetto agli altri,
stiamo andando leggermente più veloce, infatti in un solo giro c'è già un discreto distacco. Speriamo bene, perché come si sa, come fanno tuttora, loro stanno parecchio al culo e un minimo errore può veramente rovinarmi, tra virgolette, la gara per quanto riguarda il primo posto. Occhio, Simone, occhio. Allora, siamo arrivati al quinto giro e la situazione è questa. C'è solamente, diciamo, Hamilton dietro e fra l'altro c'è un piccolissimo vantaggio, perché credo sinceramente che si siano toccati e Vettel abbia avuto la peggio, infatti fra l'altro anche le entrate boxe. Quindi diciamo che questo mini vantaggio credo sia dovuto a questo, non tanto perché magari io per ora stia guidando più veloce rispetto a loro. Comunque, quinto giro, si è aperta la finestra dei box, però dato che io ho l'ultra morbide e come vedete non è che siano così tanto durate, io provo, anzi proverei e vorrei provare a magari non entrare adesso, ma entrare o nel giro dopo o addirittura in quello dopo ancora. Vedremo. Oh bimbi, me la rischio. Faccio un altro giro. Faccio un altro giro con l'ultra morbide. Mi fa un pinocchio addosso quell'anteriore sinistra, che è 43%, è veramente gialla. Però si spera che possa veramente durare almeno un altro giro. Via, entriamo ai box. Piano, 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 piano. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta, con le gomme. Spero di non essere, diciamo, come si può dire, anzi più che essere di aver rallentato, ecco, per via di questa vita, aver comunque fatto un buon giro anche stavolta. Vediamo, comunque usciamo e dovremmo essere sempre primi, anche se Hamilton sta parecchio al culo. Via, usciti. No, sinceramente pensavo Hamilton ci stesse più al culo, ho sbagliato io a dir così. Vabbè, per ora comunque un discreto distacco c'è. Vediamo un po' come andrà a finire la gara. Per ora sta andando decisamente bene. Allora, mettiamo la grassa. Vero che mancano sempre parecchi giri, però ho messo anche più benzina nel serbatoio, nella strategia di gara. Quindi vediamo un po' se mi può bastare o no. Male male si scala, si tornerà o alla standard o alla magra addirittura. Ok. Con la schermata non riuscivo a metterla. Addio. Allora ragazzi, per starnuti sono andato fuori e ho perso uno sbotto di tempo. Maledetta la miseria. E vai, anche la penalità. Dai, ma come mai? Ma perché? Dai, che palle. Maremma cane. Porca miseria. Dai, che palle. Ma vedi, basta un minimo errore e veramente si rischia di rovinare tutto. Fra l'altro lascio anche diciamo l'anteriore sinistra e il pezzettino giallo, quindi anche rotto, oltretutto. Addio, meno male non è successo nulla, o meglio, mi sono fatto del male perché il pezzettino di macchina, l'anteriore destra, l'ha risentito, però meno male l'ha risentito veramente poco, è diventato solamente verde più chiaro. Devo stare attento, porca miseria. Perché davvero mi sto per ora rovinando la gara da solo. Iniziamo l'ultimo giro. Tra l'altro, non mi era mai successo, se non sbaglio, di vedere comunque le ultime sulla mappa. Io prima vedere le ultime. Ora non si vedono, però ogni tanto vedo i pallini delle altre. E niente, siamo primi. E cerchiamo di concludere così. Cioè, nonostante la penalità, il distacco giusto per comunque arrivare primi, perché c'è tipo, ho scritto lì, 8 secondi. E niente. Cerchiamo davvero di non fare errori. E cerchiamo, anzi, speriamo anche che le gomme tengano fino alla fine. A regola sì, però non si sa mai. Ale, eccoci qua. Gara dominata per quanto, sì, per quanto riguarda la gara, no, il weekend, gara dominata dall'inizio, perché comunque, vabbè, appena siamo arrivati,
arrivati dopo nemmeno 5 secondi, no? Primi, perché si è superato subito Vettel in partenza, poi lo siamo rimasti sino alla fine. E peccato per il weekend che non è stato, diciamo, ottimo al 100%, perché anziché arrivare in pole position, cioè partire da pole position, siamo partiti secondi. Però sicuramente alla fine ci siamo fatti valere, perché in gara abbiamo stradominato. Ok, adesso meno male il nostro distacco, che non mi ricordo quant'era, si è parecchio ridotto. Adesso siamo a, tra virgolette, solamente a 17 punti dalla prima, che è comunque la posizione principale. Allora, eccoci qua, prima di procedere al prossimo weekend, adesso sì, abbiamo i punti risorse necessari per poter sviluppare la miglioria da deportanza, e la sviluppiamo, così, cosa bellina, subito già al prossimo weekend ci abbiamo anche questa. Allora, è arrivata la miglioria, va bene Chris, dici tutte le cose, come sempre. Il simulatore sembra che vada tutto bene, fammi sapere cosa ne pensi tu, ecco i dettagli. Vale, vai. Ora voglio vedere come siamo messi a livello, diciamo, di classifica di scuderie, no? Per quanto riguarda le prestazioni. No, siamo sempre lì, non ci si muove, siamo sempre settimi. Va bene, ok. Insomma, detto questo, come vedete, questo qua è il Gran Premio di Baku, dobbiamo fare questo, però prima di iniziare, come sempre, vado alle qualifiche. Ci rivediamo dopo. Il capo mi ha fatto vedere una... Allora, nuovo rivale. Vediamo un po' chi sarà stavolta il nuovo rivale. Ecco i dettagli. Speriamo sia uno diverso, rispetto ai soliti. Vediamo un po'. Boh, Vettel. Dio madonna, era un po' troppo, però vabbè, dai. È giusto così. Comunque, eccoci qua nella sessione qualifiche. E prima di iniziare, ascoltiamo la segreteria. Ciao, come stai? Questi sono gli obiettivi per le prossime qualifiche. Tredicesimo davanti a Vettel, che qui c'è un po' un casino, e Verlaine sconfitto, ok. Via, iniziamo questa sessione, speriamo bene, eh. Allora, infosessione. Ho sbagliato subito, assetto. No, allora, io direi di rimettere il 4, perché soprattutto dove il rettilineo, quello lì, diciamo, dove c'è l'arrivo, è clamoroso per quanto riguarda il discorso velocità massima e lunghezza. E niente, quindi ho messo questo e ora sì, andiamo in possessione e mandiamo avanti il tempo. Comunque da adesso guardo solamente i primi 5, lascio stare l'obiettivo, quello dato dal gioco. Allora, eccoci qua. Da Verlaine è sesto. Allora, di portanza super, io voglio provare anch'io. Allora, sarebbe da fare, anzi, bisognerebbe rientrare nel 1.47. Io quasi quasi, dato che comunque sono tutti lì, io proverei anche, magari non lo so, se mi riuscisse a tentare anche a fare la pole position, ecco, arrivare primo. Vediamo un po', intanto entriamo in pista. Ok, iniziamo il nostro giro, che come dio sempre, saremo un po' sessi e veloci. Guardiamo un po'. Ottavo, no, voglio riprovare. No ragazzi, voglio rifare giro ora, perché quando ho finito quello di prima in realtà sono andato clamorosamente a dritto, quindi nulla. Questo è quello, diciamo, il giro vero e proprio per cercare di migliorare la nostra posizione attuale. Vediamo un po', o la va o la spacca, stavolta sì. Sono alla grande, alla grande, alla grande, dai, 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 dai. No! Dai, io vado dritto. Dai, peccato. Boh, per 0.22, Dio buono, Vabbè, alla fine siamo secondi, perché Fred è cambiato, perché prima era Rosberg e poi è diventato Hamilton. Sì, vabbè, qui intanto fa vedere che mi ripara l'anteriore, perché poi c'è la botta. Vabbè, comunque, ormai i tempi sono questi, è regola. Però almeno fra i primi 5 ci siamo. E cosa buona, si supera tutti e tre gli obiettivi, perché Vettel è dietro. Vabbè, peccato però, Boia,
per 22 millesimi, maledetta la miseria. Eccoci nella sessione gara, ascoltiamo la segreteria e poi si scende in pista, eh? Nono posto, ok. Via, andiamo alla gara. Allora, strategia di gara. Ok, così, vai. Posto, iniziamo la gara. Cosa buona di partire fra le prime posizioni per quanto riguarda Baku e per quanto mi riguarda è che si evita, a regola, si dovrebbe evitare tutto il casino che si crea spesso qua alla prima curva e anche si evita di prendere determinate botte in teoria. Comunque, guardiamo un po' di superare Hamilton, vediamo se ce la facciamo subito. Oh no, vai, Ale. Bisognerebbe cercare di fare una gara analoga a quella di prima. Ovvero che una volta raggiunta la prima posizione in gara, di restarci sino alla fine. La cosa differente, anzi, la cosa che dovremmo non fare rispetto a prima è quella di prendere botte. Tra l'altro, prende e incasinarsi la gara da solo. Per appunto poi non avere problematiche sia di guida e poi box, perché magari ci metti più tempo se ti deve cambiare qualcosa. Quindi, voglio cercare di fare come prima per quanto riguarda la posizione in gara e non come prima per quanto riguarda le botte e roba simile. Vi ho parlato anche troppo. Cerchiamo di guidare, mi devo concentrare nel guidare. Allora, finito il primo giro, la situazione è questa qua. Siamo primi, poi c'è Hamilton secondo e proprio ora Raikkonen è diventato terzo. Quindi a regola parte c'è Rosberg, fra l'altro, che era terzo prima. Va bene. Allora, in teoria dovrei rientrare in box in questo giro qua, però non mi sembra che le gomme siano così usurate, no? Quasi quasi il dia sempre. Quindi io quasi quasi farei un altro giro. Poi valuteremo se è il caso di rientrare o no. In teoria sì, in pratica no. Si vedrà. Non rientro nemmeno ora, bimbi, voglio andare avanti. Dai, a parte per la destra, per la anteriore destra, per il resto poi. Agile, va a vedere. Boom! Scoppiano tutte le gomme insieme. No, no, ne faccio un altro. Spero chiaramente, come di esempio, non pentirmene. Ora poi entro, ve lo giuro. Se arrivo alla fine, perché sai, prende le botte. Qui non è così difficile. Se arrivo alla fine del prossimo giro rientra box, ve lo giuro. Comunque ora Raikkonen è secondo, eh? No, a parte no, mentre stavo dicendo si è visto che anche Rosberg ha superato Hamilton, quindi probabilmente Hamilton è rientrato box. Allora, vi devo stare attento, perché se non ricordo male c'è un'entrata brutta box, devo rallentare parecchio, se no mi si distrugge tutto. Vediamo un po'. Oh. Buona regola, vai. Ok. Più o meno dovrei essere entrato a modo box. Cioè, c'era 11 secondi di stacco da Raikkonen. Vediamo se entra anche lui. Sì. Buono, via. Speriamo di non averci nessuno davanti. Il tempo di così, chiaramente. Ah no, pensavo fosse quello dietro. No, no, no. Siamo sempre primi. No, c'è Perez maledetto. Forse. No, invece no. Buono. Siamo primi, perfetto, 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 vai. Niente noie davanti, che è importante. Bene, cerchiamo davvero di andare avanti così, di concludere la gara, eh. Sarebbero punti importantissimi per il recupero verso l'infinito, no, scherzo, la prima posizione. Porca miseria, ho preso la botta. Sono imbarazzato. Vabbè, niente di gravissimo. In teoria mettiamo la grassa sperando possa bastare sino alla fine. Vai, oh, Perez è fuori dalla gara. Ciao. Dai, dai, cosa vuol dire la safety car ora? Dai, 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 ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Oh, ok. Però lo vedi, quello c'ho tutti dietro un'altra volta. Che palle, stava andando bene. Un vantaggio abnorme. Questa cosa lì, così, ora voglio vedere.
Vai. Non ci voglio rete, bimbi. No, non ci voglio rete. Non ci voglio rete. No, non ci voglio rete. Non ci voglio rete. Ci ho preso una botta. Non so che cazzo mi sia successo. Vai, fine gara. Io. No, boh, io non voglio dire nulla. Non voglio dire niente. Perché è successo ciò? Perché c'avevo l'ansia. C'avevo l'ansia di accelerare il culo. Cosa che prima, fino a che non venisse a fare la safety car, non c'avevo. Va bene. Buttiamo via punti così. Primo tutta la gara. Nell'ultimo giro lo fa così. Va bene. Ok. Ritiriamoci. Cioè, ma ce ne rendiamo conto? Ottimo Io risultato per boh. Lewis Hamilton, che aumenta il suo Cioè, vantaggio vincevo, bimbi. Non so fino se al forse secondo recuperavo posto Hamilton al addirittura giro prima. del Non lo so, giorno. ma ero Complimenti, laggiù. dubbi? Tu chi Ora esce a sia? 42 punti di Bene, dopo una gara differenza. del genere. Un'altra volta. Via, dal prossimo weekend. Volete sapere qual è la verità? La verità è che mi sono rotto i coglioni. Perché tutte le volte vanno a finire così. Che palle di. Che poi a volte prendo delle botte più forti, non mi succede niente, non mi succede il minimo. Poi prendo una cosa così, boom, mi si spacca tutto. Boh. Guarda, meno male mancano sempre parecchi gran premi, eh. Meno male. Allora, eccoci qua. Gran premio successivo è questo di Spielberg in Austria, se non sbaglio. Detto questo, niente, arriviamo alle conclusioni. Vabbè, io poi arriverò chiaramente alla sessione di qualifiche. Comunque, facendo un resoconto generale, diciamo che si era partiti a 1000 e dovevamo concludere a 1000. Purtroppo non è andato così, perché è successo perché è successo a pochi giri dal termine nell'ultimo Gran Premio, quello di Baku. E niente, quindi siamo tornati addirittura, se non sbaglio, a 42 punti di distacco dalla prima, che è chiaramente l'obiettivo quello principale. La cosa buona è che mancano parecchi comunque gran premi, in teoria dovrebbero essere gran premi che a me, ripeto, in teoria dovrebbero un po' più o meno tutti riuscire, nel senso che dovrei comunque cavarmela abbastanza bene, tipo cosa che ad esempio non succede a Monte Carlo in primis. E niente, quindi tutto sommato mi tiro i coglioni, ma la situazione poteva essere peggiore. Detto questo, niente, per arrivare alle vere e proprie conclusioni, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Vi ho detto questo, ci vediamo al prossimo Gran Premio, come ho già detto, è quello di Spielberg in Austria. E ci vediamo, come anche questa, se ve l'ho già detta, subito alla sessione di qualifiche. Via, vi aspetto. Ciao!